Per gli azionisti e gli obbligazionisti della BPV, come delle altre banche finite nel nulla, si fa concreto l'orizzonte dei rimborsi. Il provvedimento attuativo del Fondo Indennizzo Risparmiatori, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 agosto, dà 180 giorni di tempo a risparmiatori e investitori per chiedere il risarcimento che la legge fissa nel 30% per gli azionisti e nel 95% per gli obbligazionisti subordinati. 1,5 miliardi a disposizione delle migliaia di cittadini e imprese coinvolti nei crack delle banche. A finanziare l'operazione i soldi prelevati dai fondi dormienti, quei conti cioè non movimentati da almeno 10 anni che finiscono nelle casse dello Stato. La partenza del Fondo Indennizzo Risparmiatori è una buona notizia per le migliaia di pratesi, persone e società che potranno recuperare parte dei soldi convertiti in azioni o obbligazioni subordinate della Banca Popolare di Vicenza. Serve solo autocertificare la propria posizione economico-finanziaria per poter accedere ai rimborsi che per le persone saranno immediati con un reddito lordo sotto i 35.000 euro e un patrimonio mobiliare sotto i 100.000, elevabile a 200.000 se la Commissione europea deciderà di estendere la soglia, mentre per le imprese saranno immediati se occupano meno di 10 dipendenti e fatturano meno di 2 milioni di euro. Vasta la platea di chi può aspirare a incassare subito, secondo una stima il 90% dei clienti delle banche collassate. Il restante 10% che supera questi parametri dovrà mettersi in coda e passare l'esame della commissione tecnica a cui spetta il compito di stabilire la misura delle violazioni massive. Ai rimborsi può accedere anche chi ha già ottenuto risarcimenti parziali in passato. È il caso, per esempio, dei clienti che, prima che la BPV finisse in liquidazione coatta amministrativa, accettarono l'offerta transattiva in cambio dell'impegno a non promuovere azioni legali.